Ciao Davsim, Paolo Dybala è praticamente il secondo giocatore della Juventus che in questa stagione compare sulla copertina di FIFA 19. Stiamo parlando però di un'edizione particolare, anzi di un'iniziativa particolare nell'ambito di FIFA 19, cioè FIFA 19 che conoscete, è quello lì con Cristiano, con la maglia della Juventus appunto in copertina. Però un'altra iniziativa nell'ambito del gioco è stata lanciata relativamente alla Champions League, la nuova modalità di gioco all'interno. Quindi del gioco di EA Sports con la possibilità quindi di disputare il torneo Champions League. Naturalmente si tratta di un'iniziativa pubblicitaria che è, diciamo, vede l'appoggio, anzi il sostegno diretto proprio della UEFA e della UEFA Champions League. Vi basta vedere che sui social e anche sui social appunto della UEFA Champions League è stato rilanciato questo post, questa notizia proprio nella giornata di ieri 6 febbraio relativamente alla UEFA Champions League giocata su FIFA, e il discorso appunto è che sono state lanciate alcune statistiche e i giocatori che sono stati scelti, non soltanto Dybala, quindi per la copertina della Champions League su FIFA, sono appunto Dybala, ma anche Kevin De Bruyne e Neymar. Quindi Dybala allo stesso livello di altri due grandissimi del calcio in questo momento, sono tre giocatori giovani, sono tre giocatori di grande fascino, che suscitano grande entusiasmo nel pubblico in tutto il mondo, evidentemente di grande fama, e che sotto punto di vista del valore di mercato e quindi del blasone, evidentemente vengono ritenuti sullo stesso piano, allo stesso livello. D'altra parte, diverse classifiche di valore di mercato riportano Paolo Dybala avanti rispetto a Cristiano Ronaldo come valore, sarà anche e sicuramente, anzi è pure per la sua età. Parliamo di oltre 110 milioni di valore di mercato per Dybala. Ma al di là di questo, la cosa, diciamo, interessante è appunto che Dybala è stato scelto insieme a Neymar e De Bruyne per la copertina di questo FIFA. I dati, tra l'altro, sono anche più interessanti rispetto alla sola presenza di Dybala dal punto di vista di noi juventini, perché EA Sports ha scritto che sono 55 milioni le partite che sono già state disputate nella modalità Champions League su FIFA in 180 paesi diversi. In testa c'è la Francia che ha giocato 4,3 milioni di partite, seguita subito a stretto giro dall'Italia con 4,2 milioni di partite in Champions League. E questo bacino territoriale, questa, diciamo, diffusione geografica determina anche le successive statistiche che vi leggo, e cioè la squadra che ha vinto più partite in Champions League su FIFA 19 è la Juventus con 5,2 milioni, seguita proprio dal Paris Saint-Germain, quindi ambito francese, con 3,8 milioni, e poi il Real Madrid con 2,2 milioni. Quindi la Juventus vince in Champions più del doppio del Real Madrid e parecchio di più del Paris Saint-Germain, ma soprattutto vince più di tutti. Ma un altro dato ancora interessante è che il giocatore che ha segnato più gol in Champions League su FIFA è Cristiano Ronaldo, ovviamente, e quindi con la maglia della Juventus con uno score di 5,4 milioni di gol, seguito da Neymar appunto con 3,1 e da Cavani allo stessa cifra 3,1. Quindi capite che le squadre più utilizzate in Champions League a FIFA sono la Juventus e il Paris Saint-Germain, come appunto detto, e di conseguenza chi segna di più sono i bomber delle rispettive squadre, cioè Cristiano, Neymar e Cavani. Forse colpisce l'assenza di Dybala tra i maggiori marcatori appunto in questa classifica, ma non deve colpire più di tanto. Parliamo di un'enormità, insomma, Cristiano 5,4 milioni in 5,2 vittorie della Juventus, quindi segnate appunto, e quindi evidentemente come sempre segna più delle partite che gioca. Dettagli per voi che giocate a FIFA: io non gioco a FIFA, onestamente non ho neanche mai avuto una PlayStation, vi svelo questo. La mia unica console di giochi è il Super Nintendo, ce l'ho ancora, funziona ancora, ma solo su TV analogica. Ogni tanto ci gioco e gioco a Super Mario, questa è la mia dimensione di videogame. Però è vero che 15 anni fa giocavo anche a Football Manager nel 2004-2005, ricordo. Dettagli, insomma, per voi che giocate a FIFA 19, anche per questo non vi porto mai un gameplay perché non ci so giocare, non ci gioco. Quali sono i premi, diciamo, per questa iniziativa, o meglio, quali sono i vantaggi dell'utilizzo della modalità Champions League? Per chi, anche se ha acquistato FIFA 19 mesi fa, farà adesso il primo accesso a FIFA Ultimate Team, quindi FUT, l'importante è che sia il primissimo accesso, potrà fare la sua primissima squadra beneficiando della presenza di uno tra Neymar, De Bruyne e Dybala in prestito nella sua squadra per 10 partite. In aggiunta avrà 4 special kit e 5 giocatori con un overall da 85. Questo è tutto che c'è da sapere. Divertitevi, giocate, godiamoci Dybala in copertina, godiamoci Dybala nel gioco.
godiamoci la Juve in Champions, che almeno lì, almeno su FIFA, vince e stravince, speriamo, anche nella realtà. Fatemi sapere la vostra, se ci avete già giocato, se giocate a FIFA, quali sono le vostre esperienze, se vi piace questa presenza di Dybala, immagino di sì, ma insomma ditelo, parliamone nei commenti. E allora, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!